22 ottobre 1981. 40 anni. Passati 40 anni. Allora, qui ci troviamo a Calenzano, via. Ci sono le Bartoline. Bartoline, via De Prati, siamo giusto? Siamo davanti al cippo che ricorda Stefano e Susanna, assassinati il 22 ottobre di 40 anni fa, 81-2021. L'ambiente che è rimasto pressoché identico al 1981, tranne questa rete qua, con questa aiuola. Infatti il corpo della ragazza fu trovato qua, e il corpo maschile di Stefano, il ragazzo, fu trovato qua. Allora, lo scopo di questo video è l'eventuale o la possibile via di arrivo o di fuga alternativa a quella che si è sempre pensato finora. Perché fino ad oggi è sempre stata ipotizzata la famosa via che poi finiva al circolo del Molino, dove sì, esatto, fu l'incontro con la coppia che testimoniò, e che dalla cui testimonianza fu ricavato il famoso identikit. Sì, anche lì è distante circa 2 chilometri il ponticino, sì, cioè, ma noi sinceramente abbiamo sempre insomma osteggiato questa teoria, perché non aveva senso che un assassino si mettesse a fuggire su una via così importante a ridosso della scena. Quindi non poteva che aver studiato il percorso. Aspetta, fermiamoci un attimo qua. Meno pericoloso. Esatto, allora, questa è la strada. Via dei Prati. Via dei Prati. Quindi, allora, se lì c'era la macchina, era ben visibile, anche se di notte. Poi era una zona di coppiette anche questa, giusto? Sì, quindi sì, certo. Anche poi qua ci venivano le coppiette. Erano un po' tutte zone di coppiette. Sì, quello è vero. Oggi le persone, oggi le coppiette hanno molta più disponibilità negli appartamenti. E io, guarda, mi sta venendo in mente tante persone che ho sentito di una certa età, che negli anni 70, 80, appunto, sì, frequentavano le piazzole, e ora, a parte il discorso del mostro e tutto, comunque c'erano tantissime macchine e tantissimi guardoni. Eh sì, i guardoni erano proprio. Il fenomeno dei guardoni era una conseguenza del fenomeno delle coppiette che si imboscavano in macchina. Si va bene anche di qua, si fa un giretto anche di qua. Parte di qua, allora, intanto di qua, perché ho escluso che il mostro possa essere arrivato di qua? Perché di qua si va a rifinire in delle stradine, sempre nel mezzo. Sterrate così, ci sono dei fossi, e poi il tutto va a rifinire su una strada laggiù in fondo, dove ci sono l'inizio di quei monti. E comunque c'è un'altissima, sono tutte casine isolate, però ce ne sono varie, e c'è un'altissima probabilità di essere visti, perlomeno di incrociare altre persone o altri mezzi che potevano testimoniare il passaggio di un mezzo, o a due, o quattro, interessante anche questo, o quattro ruote. Le mappe dell'epoca anche qui era uguale. Cosa cambiava di importante nelle foto dell'epoca in questo punto qui? Che finivano in mezzo ai campi e c'era addirittura un fosso, degli argini. E poi insomma la distanza per arrivare laggiù in fondo, la distanza è lontana. Poi ci sono altre, cioè là ci sono delle abitazioni, quindi ora non è che si becca qualche d'uno. Aspetta, vediamo un po' chi si becca. Allora, dopo questa testimonianza di questi due signori, che ci hanno dato delle informazioni, delle conferme più che altro. Allora, le conferme che abbiamo avuto sono che questa era una zona di coppiette. E non solo qui, ma anche in altre stradine era proprio una zona frequentata, battuta dalle coppiette. Poi c'era un vitigno, sì, che oggi non c'è più, che nascondeva la vista sulla strada dove sono fatte le scissioni.
Sì, c'era un vitigno dove ora c'è la rete, questa rete qui è l'aiuola, e poi il fiume, la marina, non era mai secco, mai. Ed era una zona di pescatori. Guarda caso, proprio lì davanti c'era proprio questo bozzo dove ci pescavano. Allora, qui è dove dicevano c'era la... Ora c'è un oliveto e questi signori ci hanno detto che prima c'erano delle viti. Infatti anche dalle foto si vede che qui era aperto. Questo è proprio il punto dove era la macchina, 50 metri dalla strada di Via dei Prati. Ok, adesso proviamo a fare il percorso, un percorso alternativo di via di arrivo e di fuga. Quindi qua olivi, lì c'era la macchina. Via dei Prati. La macchina, scena del crimine, piazzola, campo. Allora, questa passerella qua è stata, c'era anche nel 1981, non questa, ma ce n'era una un po' più larga, tant'è che ci passavano i mezzi, anche un'ape ci poteva passare. Allora, 5 minuti fa abbiamo avuto conferma che ci veniva a pescare. Infatti qui si vede proprio, si presta benissimo, cioè qui è un... Qui si vedeva c'era una zona, un bozzo d'acqua. Quindi continuiamo. Con la possibile via di arrivo e di fuga. Un'alternativa alla strada, via dei Prati. Allora, in via dei Prati, se uno va con la macchina o con un mezzo a due ruote, ha molta probabilità di incrociare altre persone, perché comunque ci sono addirittura c'è una palazzina a poche 230 metri dalla scena del crimine. Questa è via Le Bartoline. Allora, questa viottola qui prosegue e arriva su una via che dovrebbe essere la via Barberini, o via La Chiusa o via Barberinese, però è molto lunga da fare a piedi. Anche qui comunque non si incontrano edifici o abitazioni. Questa invece è una strada che finisce a una zona industriale. Questo significa che la sera del delitto probabilmente le fabbriche erano chiuse, perché il giorno successivo c'era uno sciopero nazionale. Può essere passato di qua, non lo so, però il risultato, vedremo dalle cartine, che è il medesimo
che a passare di qua. È lo stesso. Anzi, se dobbiamo parlare di comodità, è più comodo passare di qua e poi successivamente lo vedremo. Questa è via Le Bartoline, delle Bartoline, dove c'è il ponte sul ponte pedonale o ciclabile sul torrente sul Marina. Marina, sì, ok. Siamo dalla parte opposta. Quindi siamo dalla parte opposta dalla scena del crimine, ovvero circa 100-150 metri forse dalla piazzola. Quindi adesso si lascia alle spalle il ponte, il fiume e la piazzola, e si ipotizza una via di fuga. Questa strada dove porta? Porta intanto a una zona industriale, che è questa qua, dove per i paccianisti ci lavorava Pacciani. Era una ditta di confezioni. Ditta di confezioni. Io non ricordavo questa cosa, bisognerebbe andare a vedere uno di quegli speciali dove si parla di tutta la vita, sì, del Pacciani. Parte... ce ne sono tante, sì, l'ha fatto anche Cappelletti, l'aveva fatto. Ha avuto la testimonianza che Pacciani lavorava in questa zona. In questa zona qui sulla destra, dovrebbe essere uno di questi padroni che ci hanno detto. Pensate come è vicino al luogo del delitto. Proprio vicino al luogo del delitto. Perché qua, questa strada qui, davanti a noi, questa non c'era. È stata fatta a fine anni... iniziata a fine anni 80. Io adesso dovrei andare a dritto, praticamente proseguendo com'era la strada una volta. Allora, però qui... praticamente prima la strada andava così, adesso sembra, qui c'è un po' di segnaletica un po' particolare, ok, quindi faccio la parallela. E negli anni 80 questa strada qui portava su via Puccini, quindi via delle Bartoline direzione via Puccini, dove lì c'era uno snodo secondo me fondamentale, perché lì c'era la strada via Puccini che porta a o Barberino, o se no in direzione Prato, Campi, Signa, Scandicci. Ora devi fare così. Sì, esatto. Allora, adesso questa è via Puccini, la strada che porta su a Barberino del Mugello, di qua a destra. Questa è via delle Bartoline. Quindi io da qui, se vengo dal Mugello o dalla zona più a sud, tipo Signa, Campi, ma anche Firenze volendo, io da qui mi porto verso il fiume e verso la piazzola, cosa che non ci posso andare perché è di là. Che non ci posso, sì, ma un tempo posso, si poteva fare. Un tempo si poteva. Cioè, un tempo c'era l'incrocio. Si lì. Poteva andare di là. Sì, era tutta a diritto, si andava di là. Quella strada laggiù in fondo porta alla piazzola. Qui siamo. C'è la zona industriale. Quindi la sera del delitto, essendoci il giorno dopo uno sciopero nazionale, si presume che le fabbriche erano chiuse. Non come ora, con tutti le cavolo che si fa, che fare qui per lavorare, che cosa c'è show. Questo tratto di strada che stiamo facendo non esisteva nel 1981, c'era la strada parallela che era praticamente di qua a sinistra, sinistra di qua, sì. Ok, praticamente era, sì, di là, sì, quella là, sì. E da lì si poteva andare su verso Firenze o verso Campi, Signa. Conclusione, secondo me non, il mostro non è passato da Bere Prati assolutamente. No, quello... No, ha attraversato il fiume, ha preso il mezzo, a due, o la macchina a quattro ruote, e a quel punto si è portato o verso Firenze, o verso il Mugello, o verso...
Scandicci. Campi, Scandicci. A quanto ci hanno detto stamani sembrerebbe più probabile verso il Mugello o verso Campi. Da come ci hanno spiegato questi signori che vivevano qui dagli anni 60. Insomma, gente di una certa età, quindi enciclopedia vivente della zona, ecco. Altra conclusione? Ma nulla, che comunque ricordiamo che questo è uno dei delitti che non ha ancora ufficialmente un colpevole, esatto, la giustizia italiana, e che quindi è ancora aperto. Poi delitto anomalo, si parlava del delitto anomalo del 22 sì. ottobre, ma io qui ci ricollegherei molto la vicenda Spalletti. Di Spalletti. Sì, sì, su questo sono d'accordo. Non avrebbe senso, cioè se non c'erano delitto... altri motivi per cui doveva colpire così in modo ravvicinato, in un periodo che per lui era fuori stagione, e poi perché non lo ha fatto in altre occasioni anche? Perché era frettoloso, questo era un delitto che doveva fare per forza. Avrebbe potuto colpire a ottobre anche negli altri anni, invece non l'aveva mai fatto, quindi ti fa pensare che c'era un motivo per cui uno dovesse scomodarsi fino a fare un delitto. Ed è un delitto fuori stagione. Sì, ed è un delitto, il delitto che conferma la telefonata anonima alla famiglia Spalletti dicendo ditemi che stia tranquillo che tanto sarà scagionato. Questo è un delitto che conferma quella telefonata lì. Purtroppo è così. Il collegamento è ovvio, certo. Collegamento, cioè, perlomeno sembra, a meno che quel giorno lì non abbia telefonato un veggente che aveva previsto il futuro. 22 ottobre 1981. 40 anni. Passati 40 anni, qui qualcuno ha portato dei fiori freschissimi, quindi sono, presumo, della serata. Sì, oggi è passato qualcuno, sicuramente. Luna piena stasera. Facile. Che praticamente fa le ombre sotto gli alberi. Allora, proveremo a ipotizzare il percorso di arrivo e di fuga del serial killer. Il ragazzo fu trovato là, la ragazza in una fossetta, e adesso c'è questa vegetazione, prima non c'era. Adesso, in base alle carte degli anni 70 e 80, provo a ripercorrere il probabile o comunque un percorso che era possibile fare nel 1981. Questo alternativo che non fosse necessariamente questo comune a tutti della strada. Esatto, quindi là dove c'era la macchina, questa è la via dei Prati, questa. Via dei Prati, sì, esatto. E di là c'è via delle Bartoline, dove secondo me è il percorso più logico che potesse fare il mostro. Quanto meno, diciamo, il meno esposto, ecco. Ecco, il meno esposto, bravo Fede. Quel percorso dove l'aggressore potrebbe avere avuto un po' più di riparo nel momento in cui dileguarsi. Da qua non c'è riparo perché ci sono delle abitazioni, sia di qua che di qua ci sono delle abitazioni, quindi poteva incrociare altri mezzi che potevano testimoniare. Già attraversando la strada sei sul sentiero. Esatto, quindi praticamente solo attraversando la strada. Esatto, là c'era la macchina dove sta illuminando con il fare con la torcia. Là c'era la macchina, via dei Prati. Ecco, proviamo ad effettuare il percorso che potrebbe aver fatto. Attraversando qua ci si ritrova su via Le Bartoline e direzione Calenzano. Qua sono sul fiume.
come si prosegue. Delitto stranissimo, perché avviene non nel weekend, ma prima, perché comunque c'era delitto a ridosso, insomma, dell'inverno quasi. Esatto, sì, 22 ottobre. C'è un clima. Stasera è freschina, cioè pure. Il giorno piove, se non erro, addirittura. Esatto, quel giorno il cielo era coperto, quindi non c'era illuminazione. E da qui. Eccoci su un'altra zona. No, siamo completamente su un'altra zona, quindi percorrendo questa strada, dopo che sia a piedi che sia in macchina, possibile farla a piedi, in macchina o con un mezzo a due ruote, siamo completamente, ci lasciamo alle spalle la scena del crimine e siamo completamente fuori da quella parte lì, che dove potevano arrivare le forze dell'ordine. Quindi questa è una zona, cioè c'è proprio il silenzio. Io provo a stare zitto un attimo. Si riesce a dire soltanto. Cioè, il silenzio totale. È pochissimo illuminata. Sì, qua non c'è illuminazione, non c'è niente. Quindi qui diciamo la fonte. Non c'è illuminazione, nulla. Questa è la luna. L'illuminazione qui è la luna, quindi chiaramente la visibilità è dipendente dal. No, questo posto è la prima volta che lo vedo, diciamo, dal vivo, perché anche questo l'ho visto sulle carte. Convincente, comunque, anche la percorrenza a piedi. Dio mio, davvero, guarda. Estremamente breve, poi soprattutto il ponte. Teoricamente mi aveva impressionato, ma così. Un minuto a passo lento, se vuoi fai una corsetta. Esatto. Che ti vuoi leguare e fai tutto in 20 secondi. Ma se uno ha un mezzo a due ruote, cioè ora non posso dire con la bicicletta, ma un motorino, che io sono sempre più convinto che abbia avuto il motorino, in un minuto, prendendo il motorino d'acquisto, cioè anche meno, sì. Di qua finisce a Calenzano su via Fuccini. Questo è un percorso completamente isolato. Diciamo che, come in altre occasioni, anche questo posto offre un percorso alternativo, più riparato, attivo alla scena, proprio al posto specifico dove avviene il delitto, ma che garantisce un riparo in caso di fuga, o comunque un percorso che consente di raggiungere il proprio mezzo in un punto che non è proprio accanto a dove avviene il fattaccio, ecco. Quindi anche qui si conferma sempre la stessa regola, più o meno. Ma qua siamo completamente nel silenzio. Di là a 100 metri c'è la scena del crimine. Allora, sto riprendendo adesso dall'auto via Le Bartoline. Qui sono a ridosso del fiume, dove c'è il ponte, la passerella che porta alla scena del crimine. Sono circa 100-200 metri dalla scena del crimine. Quindi passato la passerella, passato il ponte, questa è una strada già presente nel 1981, una strada che, se non erro, riporta su via Fuccini. Ora non ho con me la cartina, ma vado a memoria, e da via Fuccini lì mezzo, una persona su un mezzo a due o quattro ruote riesce a dileguarsi, o comunque a inserirsi nel traffico. Allora, riassumendo un po' il video, allora, qui, questa zona qui, scena del crimine, qui sono evidenziati degli edifici. Quindi, per quale motivo ho preso in considerazione questa eventuale via di fuga ed ho escluso le altre? Perché questa è una valle,
qua è come se si mettesse in trappola il mostro, perché ci sono delle strade dove si incontrano comunque delle case, delle abitazioni, e dove una persona è più facile che sia notata. Stessa cosa anche di qua, dove si sbuca in questo gruppo di case con un alto rischio di essere notati. Stessa cosa anche di qua su via dei Frati, dove si incontra questa abitazione qua, che è a 230 metri dalla scena del crimine. Poi proseguendo ci sono altre abitazioni. Addirittura qui si arriva al famoso ponticino dove è stato, eccolo qua, questo è il ponticino dove è stato notato il soggetto da cui è stato ricavato l'identikit, cosa per me un po' assurda perché siamo veramente lontani dalla scena del crimine. E quindi prendiamo in considerazione questa strada qui. Questa perché? Perché qui c'è questo fiume che fa da barriera, ma fino a un certo punto, perché qui c'è una strada pedonale ciclabile, che praticamente attraversandola ci porta completamente in un altro mondo. Fotocopia delle altre piazzole, dove anche lì c'era un fiume, un attraversamento del fiume. Tramite l'attraversamento si veniva portati completamente in un'altra zona, che in caso di arrivo di testimoni o forze dell'ordine, in quella zona lì non ci sarebbero arrivati. Infatti, come in questo caso qui c'era la scena del crimine, attraversando qua si entra in Calenzano tramite questo ponte pedonale. Le eventuali forze dell'ordine sarebbero arrivate da questa strada qui. Quindi ho escluso l'arrivo e la via di fuga in questa zona qua, mentre ho preso in considerazione questa zona tra le fabbriche chiuse per via dello sciopero del giorno successivo, dove si arriva in un minuto dalla scena del crimine, si arriva in questa zona residenziale dove è possibile mischiarsi nel traffico. Qui c'è un incrocio, uno snodo molto importante, cruciale, perché di qua si va nel Mugello, di qua si va verso Campi, Signa, Scandicci, comunque anche Prato o Firenze. Prendiamo adesso questa mappa più moderna dove si vede il fiume, il ponte pedonale. Qui tra l'altro c'è il fiume proprio con questo appunto deposito di acqua, dove dei testimoni, lì, gente del posto, ci hanno detto che era una zona di pesca, ci pescavano le carpe anche. Mi aspettavo le trote, però mi hanno detto le carpe. Io ho sempre, diciamo, un po' pensato che conoscesse i luoghi per lobby della pesca. Non è un caso che c'è una testimonianza riportata sul libro di Spezzi, Dolci colline di sangue, mi sembra pagina 47 o 48, giù di lì, dove si parla di una coppia che a Calenzano ha visto un personaggio la sera vestito con una muta tipo da sub. Ora non dico potesse essere la muta da sub, ma almeno una tuta o una muta da pescatore. Da lì poi son partito andando a vedere, a collegare una muta da sub con i delitti, e sono spuntate sempre i fiumi. Tranne in un'occasione, Giogoli, che lì il fiume non c'è. E secondo me lì non c'era il fiume perché conosceva già la zona, probabilmente la frequentava o ci abitava. Nei suoi weekend, quando non lavorava, si portava presso i fiumi e appunto effettuava la sua giornata di pesca. Probabilmente anche in orario notturno, una pesca notturna. Durante queste battute di pesca, vedeva che vicino dove parcheggiava la macchina si infrattavano le coppiette. Ed è per questo che lui conosceva la zona non tanto a livello di strada carrabile, ma anche di strada alternative.